Buongiorno a tutti. Il metodo migliore per capire l'elettronica è quello di studiare un circuito durante il suo funzionamento normale. Per questo oggi andremo a vedere come funziona questa livella laser che è stata oggetto di un mio video precedente. In modo particolare vedremo come funzionano i vari componenti all'interno di questo circuito e andremo anche a studiare le tensioni e le varie forme d'onda in esso presenti. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Marca Popoman, modello D8 Apex, questa livella ha due raggi, uno orizzontale e l'altro verticale, un display per indicazione della carica della batteria. Batteria da 4,2 V 2,6 Ah e due diodi laser da 1 mW di potenza. Una volta aperto l'involucro, in primo piano abbiamo i due diodi laser, verticale e orizzontale, fissati su una struttura rigida in metallo. La batteria al litio, comprensiva di BMS, permette di far funzionare il livello in maniera autonoma. Sbloccando la livella si attiva un pendolo che fa autolivellare i due laser e si attiva anche un microswitch che accende lo strumento posto nella parte frontale. Questo pendolo è collegato anche ad un tilt switch che rileva la posizione corretta e fa lampeggiare il fascio quando il laser non è in posizione perfettamente in bolla. Bloccando il pendolo con l'interruttore, i due fasci laser saranno bloccati e non autolivellantisi. Per garantire l'oscillazione di questo pendolo, i tre cavi che collegano i due diodi laser sono ultra sottili in modo da non influenzare in nessun modo l'oscillazione del pendolo. In caso di caduta, questi tre cavi rappresentano il punto più debole di questo dispositivo. Andiamo ad esaminare il circuito elettronico presente al di sotto del display per questa livella laser autolivellante. Una volta smontato il PCB, andiamo a individuare le componenti principali. Innanzitutto abbiamo il microprocessore centrale, si tratta di un microchip Nuvoton, un 8051, con all'interno il codice per la gestione dei pulsanti e del display. Questo microprocessore funziona dai 3 ai 5 volt e quindi è alimentato direttamente dalla batteria al litio. Al di sotto del display troviamo invece un chip di gestione dei display a LED, sigla VK1650. Questo chip dispone di un ingresso seriale per pilotare qualsiasi display a LED. Funziona anch'esso da 3 a 5 volt. In basso a sinistra troviamo uno step down converter per la gestione della ricarica della batteria a litio, con tanto di bobina o induttanza. Googolando il codice SLM6600 otteniamo il datasheet. Questo chip trae la sua alimentazione dal connettore Type-C con i 5 V, ha due LED per lo stato in carica o in standby, una resistenza di programmazione RPI che stabilisce la corrente media di ricarica della batteria, un ingresso TS, Temperature Sensor, per verificare la temperatura della batteria, l'uscita di commutazione LX a cui è collegata l'induttanza, non necessita di un diodo Schottky di raddrizzamento perché è già raddrizzata al suo interno. Su questo chip entrano i 5 volt provenienti dal connettore Type-C ed esce un segnale oscillante che, una volta filtrato dall'induttanza, fornisce la tensione di 4,2 V necessaria per ricaricare la batteria al litio, con una corrente direttamente proporzionale a questa resistenza che, nel nostro caso, da 1 kΩ fornisce una ricarica di circa 1 ampere scarso. Una volta raggiunta la tensione di 4,2 V, la corrente cesserà di essere erogata. Questi chip convertitori di tensione molto efficienti sviluppano poco calore e sono l'ideale nella conversione di tensioni. Ma osservando questo circuito stampato, notiamo un'altra induttanza più a destra in corrispondenza di un più piccolo chip e di un diodo raddrizzatore. Stavolta si tratta di un circuito step-up converter.
Questo chip innalza la tensione di 4 volt proveniente dalla batteria a circa 8 volt necessari per pilotare i due diodi laser. Stesso meccanismo di prima, una frequenza viene raddrizzata e filtrata dall'induttanza e si trasforma in una tensione superiore. Questa tensione di 8 volt permette di alimentare i due laser. Accensione che avviene commutando sul negativo attraverso questi due MOSFET comandati dal microprocessore. Il tutto sintetizzato nel seguente schema. Se vi piacciono questi miei video istruttivi, è il momento di dimostrarlo mettendo un bel like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Ma andiamo ad analizzare le tensioni e le forme d'onda che caratterizzano questo circuito elettronico. Ho ricollegato il PCB di tutto il circuito fuori dal contenitore con il laser acceso. Andiamo ad effettuare alcune misure di tensione sui vari punti. Vado ad inserire il terminale negativo del mio multimetro su un connettore per avere un punto di massa. Cominciamo proprio andando a verificare le tensioni in uscita dello step up e dello step down charger per la ricarica della batteria al litio. I laser sono accesi, dunque in questo momento lo step up sta fornendo circa 8 volt al positivo. Esattamente abbiamo 7.29 volt. Questa tensione più elevata è possibile grazie al processo di conversione ad alta efficienza. La frequenza di 1 MHz generata dal chip raddrizzata dal diodo Schottky e dal condensatore elettrolitico grazie alla tensione di 3.95 V di alimentazione del chip genera questa maggiore tensione di 7.9 V con corrente massima fino a 800 mA. Efficienza del 93%, che vuol dire dispendio massimo del 7% di energia per la conversione. Un basso consumo con bassa energia termica che rende questi chip particolarmente impiegati anche in moduli standard. Questo chip convertitore marcato B628 in particolare richiede un diodo Schottky di raddrizzamento della frequenza in uscita ed un condensatore elettrolitico di filtro, oltre ovviamente all'induttanza. Bene, per pura curiosità andiamo a vedere la tensione con la quale il microprocessore pilota i due diodi laser attraverso giunzioni di gate di questi due MOSFET di commutazione. Con i due laser accesi abbiamo 3.94 V su entrambi questi due MOSFET. Se andiamo a spegnere uno dei due con l'apposito pulsante che fa capo al microprocessore, il gate di questo MOSFET risulterà a zero, mentre l'altro rimarrà acceso. Con il MOSFET aperto, sul suo drain ci sarà una tensione di 6.22 V che impedirà l'accensione del laser. Riaccendendo questo laser sul gate avremo nuovamente 3.92 V e sul drain i 0 V che commutano il laser con una tensione di 7.29 V. A questo punto facciamo un'altra prova con il solito oscilloscopio, andiamo a vedere la forma d'onda che pilota questo lampeggio nella fase di mancanza di livellamento. Sul gate avremo una forma d'onda quadra che accende e spegne questi laser. Frequenza di 2 Hz o 2 impulsi al secondo. Bene, a questo punto andiamo a controllare le tensioni del Buck Converter che si occupa di ricaricare la batteria al litio. Questo circuito naturalmente diventa attivo nel momento in cui inseriamo la 5V USB di ricarica. In assenza della ricarica andiamo a misurare la tensione presente in uscita sulla induttanza collegata alla batteria al litio. Abbiamo 4V che è la tensione della batteria al litio. Naturalmente questa tensione salirà nel momento in cui andremo a ricaricare la batteria fino a 4.2 V. In assenza di alimentazione 5 V, questo chip è a zero, quindi non è alimentato. Andiamo ad inserire il connettore Type-C. A questo punto il chip verrà alimentato con una tensione di 4.4 V perché è presente un diodo in serie sulla 5 V della ricarica.
Ai capi dei condensatori di filtro posti dopo l'induttanza abbiamo 4.11 V destinati a ricaricare la batteria. Questa tensione varia in base al livello di scarica della batteria. Fatte queste misure di tensioni, andiamo a verificare le forme d'onda, le frequenze di questo circuito, riprendendo il nostro oscilloscopio. Da premettere che questo oscilloscopio non rileva i megahertz ai quali funzionano questi convertitori, ma troveremo una qualche forma d'onda similare di qualche kilohertz che comunque ci fa intuire il funzionamento del convertitore. Primo stadio step up converter che fornisce la tensione ai LED, abbiamo questa forma d'onda che sta ad indicare il funzionamento del convertitore. Naturalmente all'uscita del diodo abbiamo la tensione raddrizzata 7.54 V. Allo stesso modo sul convertitore che permette di realizzare la carica della batteria andiamo anche qui ad inserire il connettore Type-C e vediamo questa forma d'onda presente in uscita di questo integrato step down charger. Abbiamo quest'altra forma d'onda che ovviamente non è corretta perché l'oscilloscopio non ha la capacità di leggere megahertz, per i quali è necessario utilizzare un oscilloscopio da almeno 20 MHz, come questo che vedete. Impostando correttamente la base dei tempi possiamo vedere sullo schermo la frequenza di 1 MHz di questo oscillatore step down converter. Tuttavia con il mio piccolo oscilloscopio posso andare a vedere la forma d'onda che pilota questi MOSFET durante l'attivazione del risparmio energetico della luminosità del laser, che è il terzo pulsante di questo menu. In condizioni normali la base dei MOSFET, il gate dei MOSFET, viene polarizzato con una tensione positiva di 3.9 V, attivando invece il risparmio energetico questi MOSFET verranno modulati da un segnale con questa forma d'onda che permette di abbassare la corrente assorbita e anche la luminosità dei laser. Con questo stesso oscilloscopio a bassa frequenza possiamo andare a verificare la frequenza di visualizzazione del display a LED, che risulta essere una bassa frequenza e che esce naturalmente dal chip destinato a pilotare il display a LED. Queste tensioni accendono e spengono istantaneamente i vari LED del display. E così, andando ad esaminare una semplice livella elettronica autolivellante, abbiamo approfondito alcuni importanti concetti di elettronica. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando un pollice in su, io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.